tutti, oggi siamo a Saludicio in questo bellissimo borgo medievale. Siamo qui davanti alla prima porta d'ingresso al borgo che si chiama Porta Marina. Infatti questo borgo è fatto di due porte, Porta Marina e Porta Montanara. Come tutti i borghi medievali, infatti, avevano due uscite, una in entrata e una di uscita. E tra l'altro è anche attuale, perché col Covid ci sono due... No, eh? Va bene, guarda. Appena passata Porta Marina, ci troviamo davanti la chiesa di San Biagio. Questa chiesa è stata definita a ragione la piccola cattedrale, e non solo per l'ampiezza, ma per tutte le opere d'arte che contiene all'interno. All'interno riposano le spoglie di Sant'Amato Ronconi, un uomo devotissimo e molto venerato qui in zona, tanto da avere un museo personale, sempre qui a Saludicio. Stiamo percorrendo la via Roma. La via Roma è caratterizzata perché, al contrario di tutti gli altri borghi medievali che potete trovare qui nella zona, questo è un borgo ottocentesco principalmente. Quindi tutte queste case che vedete su questa via erano case patronali, quindi c'è delle case di gente benestante, ed è l'unico borgo dove forse ne possiamo ammirare tante, tutte vicine in un'unica via, come se fosse la via principale del paese dove sfoggiare un po' la ricchezza. Allora, praticamente stiamo andando verso Porta Montanara, che è la seconda porta. Mentre Porta Marina è proprio di fronte al mare, quindi da verso gli amici, quindi Malatesta, tutto il regno dei Malatesta, scusate la macchina, Porta Montanara è disposta un po' in diagonale verso il Montefeltro, perché da Montefeltro arrivavano i signori di Urbino, quindi i nemici dei Malatesta, che storicamente sono riusciti a sopraffare Sigismondo e quindi a cacciarlo da Saludicio e almeno da questo qui, da questo borgo, scusate. Anche perché questo borgo è l'ultima roccaforte verso i signori del Montefeltro, quindi verso Urbino. Questo è l'ultimo roccaforte malatestiano. Questa è Porta Montanara. Come potete vedere sono completamente diverse. Questa è un po', diciamo, anche volendo più bruttina, proprio perché comunque non era quasi un benvenuto, era qui, dovevi stare attento perché arrivava il nemico, quindi cioè, è stata costruita con un concetto completamente diverso rispetto a Porta Marina, che è un ingresso bellissimo. Allora, dopo aver percorso via Roma e appunto Porta Marina e Porta Montanara, quindi un po' la storia di Saludicio, addentriamoci in una cosa che secondo me è molto caratteristica e bellissima di questo borgo. Abitando poi in questa zona ci sono venuto tante di quelle volte, che però tutte le volte sono state bellissime. A Saludicio si teneva l'Ottocento Festival, quindi dato che questo è un borgo medievale, però la sua massima espressione è stata nell'Ottocento, si teneva questo festival che si chiamava appunto 800 Festival, dove era una cosa bellissima perché comunque tutti vestiti ottocenteschi, e da lì è nata una tradizione bellissima, quella dei murales, che rappresentavano tutte cose nate in quel secolo, cioè prima di quel secolo non esistevano. Quindi adesso faremo una bella carrellata di questi murales stupendi. Questo alle mie spalle forse è il più iconico dei murales, forse il più ricordato, il più pubblicizzato, che è l'invenzione del Treno.
1800 i fratelli Lumière inventarono il cinema. Questo è un perfetto esempio di come l'arte possa insegnarci qualcosa. Infatti, girando per il borgo e guardando questi murales, ci siamo accorti che tanti oggetti e vestiti che usiamo oggi nascono proprio nell'Ottocento. Non so se questo rende, ma dal vivo sembra veramente una finestra aperta, cioè è talmente 3D la cosa che sembra vera. E comunque rappresenta la nascita del grammofono, che ha cambiato proprio in generale la vita dell'uomo, perché ha dato la musica da poterla ascoltare ovunque in tutte le case. E a proposito di musica, breve parentesi, leggete qui, Stelle in Musica, evento del 10 agosto, quindi se vi trovate da queste parti scrivetecelo sotto questo video o nelle nostre pagine social Facebook e Instagram, perché c'è un evento veramente bellissimo che organizziamo noi il 10 agosto per le notte delle stelle cadenti. Quindi breve parentesi, chiudiamo e andiamo avanti. Proprio davanti a questo murales dipinto, lo chiamerei non murales perché non rende giustizia forse alla parola, vorrei dire una cosa importante. Siccome questi dipinti murales hanno più di 30 anni, perché praticamente da quando è iniziata questa festa, ogni festa ne facevano due ogni edizione, quindi hanno più di 30 anni questi dipinti, quest'anno hanno deciso di appunto rimettere in sesto tutti i dipinti leggermente rovinati, perché anche questo è all'intemperie, essendo sempre esposto al sole, pioggia eccetera eccetera, si rovinano nel tempo. Questo lo sappiamo perché per caso, e direi per fortuna, abbiamo incontrato l'assessore alla cultura proprio di Saludecio, che si chiama Giola, la salutiamo se guarderà questo video, speriamo di sì, è Giola. Lei ci ha comunicato questa cosa, che per noi è una cosa bellissima, perché essendo noi viaggiatori e amiamo le nostre zone, quindi cerchiamo di farle conoscere il più possibile, sapere che verranno rimessi a posto alla loro massima bellezza, la cosa ci riempie il cuore. Come vi dicevo, percorrendo questa strada i lavori sono già iniziati, quindi ho detto la verità, vedete? Io dico sempre la verità. Qui c'è una cosa molto interessante, perché nell'Ottocento per noi maschietti è una cosa molto interessante, e fidatevi, per quando è una cosa interessante io ve le dico, lo sapete che ormai abbiamo questo rapporto. Nell'Ottocento è stata inventata una cosa che a noi maschi piace tanto, cioè il reggicalze. Questo invece dietro le mie spalle è stato il primo dipinto fatto, murales fatto qui a Saludecio, che è il velocipede ottocentesco. Uguale. Thank you.
forse la so, questa forse la so. Nel 1869 la regina Margherita voleva una cosa, perché mangiava sempre le stesse cose, voleva che qualcuno la stupisse. Allorché un pizzaiolo, mi sembra di nome Esposito, non mi voglio sbagliare, inventò la pizza in onore della regina Margherita. E lì nacque la pizza Margherita come la conosciamo oggi. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo tour per le vie di questo borgo bellissimo, cioè Saludecio, e vi lasciamo con questo monumento, che in realtà è un monumento ai caduti, ma non è scontato, come nulla in questo borgo è scontato, ma pensate che questa roccia viene direttamente da San Marino, perché lo scultore ha voluto la roccia di San Marino proprio per le sue battaglie. Invece dietro di me teoricamente si dovrebbe vedere il mare, ma c'è un'afa talmente forte oggi che non si vede nulla. Quindi se venite a Saludecio, qui c'è un affaccio sulla nostra riviera romagnola veramente spettacolare. Quindi borgo consigliato, non è fra i borghi più belli d'Italia, cioè nella guida, ma secondo me ci arriverà in un giro di poco, perché è veramente bellissimo. Quindi ragazzi, che dire, ci vediamo in un prossimo video e intanto vi lasciamo con alcune immagini. Questo borgo di 3.000 anime ci ha insegnato e meravigliato allo stesso tempo. Ed è proprio questo forse lo scopo del viaggiare, scoprire, meravigliarsi ed imparare cose nuove. E a Saludecio è successo proprio questo.